宝宝。Su, di cosa hai paura? Coraggio. Vieni. Ci sono tanti bambini della tua età. Ciao, come ti chiami? Hannali Goslar. E tu come ti chiami? Anna Frank. Qualcuno fra voi così gentile da voler cedere il suo posto a sedere a due povere stanche vecchiette. Guarda che sono i ragazzi. Alberta, Christian e Peter. Svelta, dammi quei fogli di carta. A cosa ti servono? Che principessa sarei, se no? Sei pronta? La corona. Quanti figli vuoi avere? Ne voglio almeno 10. E tu? Io farò la scrittrice. Pronta. Ah! Brava Anna! Tanti auguri! Questo è il nostro regalo. È quello che desideravi, no? Oh, grazie, papà, grazie. Oh, quanto sei bella. Se mia figlia avesse avuto la possibilità di festeggiare oggi qui con voi i suoi 50 anni, vi avrebbe certamente preparato qualche fantastica sorpresa. Ma grazie a tutti voi. Questo è stato un bellissimo modo di festeggiare il suo compleanno. Grazie. Signor Frank. Le volevo chiedere una cosa, signor Frank. Lei ci ha raccontato la storia di Anna, però non ci ha spiegato perché tante persone erano così cattive. Come ti chiami? Elizabeth. Hai ragione, non ve l'ho spiegato. Forse non lo sapevano, o forse avevano paura anche loro. No, lo sapevano. Allora, perché hanno continuato a essere così cattivi? Mi sono fatto la stessa domanda molti anni fa. E non ho mai saputo rispondermi. Che cos'è? Il mio diario. Me lo fai vedere? No, queste sono cose mie.
Scusami, ma... io ho già cominciato a scrivere. Sai che vuol dire? Che per farlo bene si deve mantenere il più assoluto segreto su quello che si sta scrivendo. Io ti prometto che farò l'infermiera in Palestina. Poi diventerò nonna e avrò tantissimi nipoti. Davvero? Sì, te lo prometto. Due biglietti, prego. Documenti, signora. Voi giudei non potete più venire qui. È una nuova disposizione e da domani dovrete portare tutti la stella gialla. Andatevene. Venite, bambini. Forza, muovetevi, andate via. Andate via. Fuori dai piedi, sparite. Cosa abbiamo fatto? Siamo ebrei e non ci permettono più di stare qui. Signor Frank, è vero che il Signore Dio riesce a vedere anche il futuro? Oh, io credo di sì. Il Signore Dio dovrebbe vedere tutto. Il passato, il presente e il futuro. Vuol dire allora che lui ha già visto tutto? Certo. Allora sarà lui stesso prima o poi a darti una risposta alla nostra domanda. Altrimenti che senso ha che il Signore Dio sappia tutto se poi non dice anche a noi quello che sa? Papà! Non dovete fare questo per me. Forse è meglio che mi presenti e vada a lavorare in Germania. No, Margot, è una trappola. Quelli che partono non tornano più. Dobbiamo restare tutti uniti. Ci nascondiamo a lungo nel tuo ufficio. Non lo sappiamo, Anna. Forse un mese o anche due. Devo avvertire Anneli. No, non deve saperlo nessuno. Perché questo fiore giallo? Obbligano voi ebrei a portare una stella gialla, no? E noi olandesi da oggi porteremo un fiore dello stesso colore. Grazie. I tedeschi non potranno arrestare tutti quelli che portano un fiore all'occhiello. Così dovranno smettere di perseguitarvi. Sono i nostri amici, apro io. Presto, entrate. Stretto, Peter. Ciao, Anna. Ciao, Peter. Di qua, venite con ci. Di giorno toglietevi le scarpe o gli altri impiegati vi sentiranno. Fate attenzione. Grazie, Mip. Sei molto coraggiosa. Lei avrebbe fatto lo stesso per me, signor Frank. Anneli. Anna non è venuta a scuola e i suoi vicini mi hanno detto che è andata in Svizzera coi suoi. Sì, l'ho sentito dire anch'io. So che il signor Frank ha dei parenti in Svizzera e oggi non è venuto in ufficio. Sono la sua migliore amica. Perché Anna non mi ha detto che partiva? Beh, forse non sapeva di dove partire. Il signor Frank gliel'avrà detto all'ultimo momento per non preoccuparla. Forse il signor Frank non ha voluto rischiare. No, Anna e suo padre si dicono sempre tutto. Se mi manderanno il loro nuovo indirizzo te lo darò, così potrai scrivere ad Anna. No! Anna, chiudi la tenda, possono vederti. Salite sui camion, presto!
salite, salite. Muovetevi! Avanti, avanti, non c'è tempo! Aspetti, sui camion! Forza, salite! Forza! Ecco fatto. Papà! Anneli, su, va a svegliare tua sorella. Ci sono ebrei qui! Sono ebrei qui! Ci sono ebrei qui! Avanti, salite, presto! Su, su! Ehi, forza! Andiamo! Ci sono ebrei qui! No, no! Ci sono ebrei qui! Ci sono ebrei qui! Sì. Sì, ci sono ebrei qui. Non aver paura, Gabi, non aver paura. Sta vicino a me, Anneli. Avanti, avanti, non c'è tempo! Io e le mie due figlie siamo nella lista degli ebrei a cui è stato concesso di emigrare in Palestina. Dovete lasciarci andare. Ero un viceministro in Germania. È tutto scritto qui, guardi. Muovetevi! Ma... Aspetti, sui camion! Vieni. Su, forza. Incessantemente le principali città tedesche e hanno già abbattuto 65 aerei nemici. Dopo aver sconfitto in linea la famiglia Goslar, li hanno portati via. Anche per loro. La sorellina ha soltanto 3 anni. Non poteva stare zitta tutto il giorno. Sarebbe stato troppo pericoloso per tutti. Me lo capisci? Ci avrebbero scoperti subito. Forse non avrei dovuto dirvelo. No. Voglio sempre sapere la verità. Anna. Vuoi venire? Posso parlarti un momento?
Ora puoi anche aprire gli occhi. Buon compleanno. Grazie, papà. Guardate. Tesoro. Per te. Tanti auguri. Grazie. Mi avete regalato tutta la carta di Amsterdam. E questo da parte mia. Grazie. Bravo. Gli alleati sono a meno di 200 chilometri. Hanno liberato il Belgio. Ormai è quasi finita. Dio non poteva permettere che la Germania vincesse la guerra. Che cosa vuole? Che volete da noi? Oberscherführer, guardi. Di sopra. Che cosa c'è dietro questo scaffale? Esattamente quello che vede. C'è il muro. Ne è proprio sicura? Voi siete tutti in arresto. Oh. Possedete valuta? Gioielli, oro. Consegnate ogni cosa. C'è qui dentro. Di chi è questa divisa con la decorazione? Appartiene a me. Ha combattuto per la Germania? Sì. Ho combattuto durante la Prima Guerra Mondiale, sottotenente. Lei avrebbe dovuto dirmelo subito. Dobbiamo portarvi via, sottotenente. Vi concederò 10 minuti per approntare le vostre cose. Noi aspetteremo fuori della porta. Chi può averci traditi? Salite!
qui dentro. Presto! Dove li state portando? Vada via o mi vedrò costretto ad arrestarla immediatamente. Io sono nata a Vienna, anche lei è austriaco. Ringrazi Dio per questo. Oberscharführer Silberbauer, per favore. Eccolo. Cosa fa lei qui? Sono venuta a chiedere le notizie delle persone che avete arrestato ieri. Non possiamo dare informazioni. Vorrei farle una proposta. Non qui. Che cosa vuole? Che siano rilasciati. È impossibile se ne vada. Le porterò altro denaro, li faccio tornare a casa. Troppo tardi. Perché? Ormai la cosa non è più nelle mie mani. Allora parlerò con i suoi superiori. Lei è molto coraggiosa, ma anche stupida. A chi devo rivolgermi? Me lo dica. Al piano di sopra, colonnello Sachsenwald. Ma non servirà a niente. Correrà solo il rischio di finire come i suoi amici Frank. Perché si espone così? Lei è ariana, cosa gliene importa degli ebrei? Faccio quello che mi dice la coscienza. Lei no. Vengo a chiedere notizie riguardo ad alcuni ebrei vostri prigionieri. La famiglia Frank sono stati arrestati ieri. Come osa? Se ne vada! Colonnello, la guerra è perduta per voi. Lo sa benissimo, dato che anche lei ascolta Radio Londra. Che senso ha continuare con le deportazioni? Posso offrirle dei soldi? Le serviranno con i brutti tempi che si preparano. Dovrò farla arrestare. No, non può! L'ho sorpresa mentre ascoltava Radio Londra. Allora sono costretto a ucciderla subito. Sono cittadina del Terzo Reich. Ariana come lei. E se ora mi spara, dovrà fornire spiegazioni. Vedo la loro stella sulle ali. Sono qui per distruggere i binari. Salvateci! Salvateci! Dovete salvarci! Siamo qui! Bombardate i binari! Bombardate i binari! Aiutateci! Tornate indietro! Ma è assurdo! Vanno a bombardare la Germania invece di bombardare qui! Che bombardino i binari invece delle città tedesche! Non possono non sapere chi c'è dentro questi treni!
Gli alleati non stanno combattendo per gli ebrei, purtroppo. Ma dovrebbero capire che così facilitano le cose ai tedeschi. Anche se stanno perdendo la guerra, per quelli conta soprattutto annientare noi. Ma che cosa vuole Dio da noi? Perché permette questo, se esiste? Tu credi nel sole? Anche quando un giorno non lo vedi splendere? E credi nell'amore, anche se non lo vedi? Per questo io credo in Dio, anche quando lui si nasconde. Su questo treno. Ti trovi ad Amsterdam, nella soffitta dove guardavamo il cielo. Vedi il sole brillare attraverso la tenda della finestra. Lo stai vedendo? Mm-hmm. Ehi. Guardali. Loro riescono ad essere sereni, anche qui dentro. Adesso è sera. E noi siamo sdraiati su un prato. Fa caldo. E stiamo guardando il cielo limpido illuminato dalla luna. Guarda. Ci sono milioni e milioni di stelle. Sono così lontani. Ma ci mandano la loro luce per farsi vedere da noi. Forse c'è qualcuno che ci abita. E ora è sdraiato su un prato e guarda la terra. Mi sposerai quando tutto questo sarà finito. Voglio sposarti quando saremo liberi. Ma noi siamo liberi, Peter. Si è fermato. Ma dove siamo? Il treno si è fermato. Allora, dove siamo? Ad Auschwitz. Tocca a noi. Ma che cosa leggi tutto il tempo? Mi preparo all'esame di maturità. Perché non hai chiesto di essere mandato da un'altra parte? Sai da dove arriva questo treno? Hanno detto dall'Olanda. Ah, magnifica notizia. Quelli che vengono da ovest hanno sempre qualcosa di buono nei loro fagotti. Sono stufo di Krauti. Presto! Veloce! Dovete fare presto! Lasciate a terra i bagagli! Muovetevi! Forza! Forza, forza!
Muoversi, muoversi! Papà, io ho paura. Dove ci porteranno? Non lo so, ma ci sono io con voi. Muoversi! Svelti! Scendete! Presto! Fuori! Forza, scendete! Bravi! Muoversi! Bravi! Ecco, sono qui, bambini. Tranquilli, sono qui. Cantiamo, bambini. Comincia tu, Ari. Uno, due, tre. Il sole se ne va, c'è la panza già. Sì, così. Bene. Bravo. Seguitemi, bambini, venite con me. Aspetti, dove li porto? Venite con me. Li lasci con me, sono il loro insegnante. Da quella parte. Venite con me, bambini, andiamo. No, andiamo, no. Bambini. Dove li portate? Tranquillo, li rivedrai. Per loro c'è un cane. Io sono il loro insegnante. Ah, sì? Che cosa insegni? All'università insegnavo storia e filosofia. Allora tu resti là. Hanno bisogno di me. Anch'io ho bisogno di te. Sei insegnante, no? Vai con gli uomini. Separatevi, uomini da un lato, donne dall'altro lato. Le donne qui, gli uomini di là. Su, di là! No. Uomini dall'altra parte! Prometti che non ci lasci da sole. Vada dall'altra parte! Da sole, non puoi lasciarci da sole. Non vi lascio, ve lo prometto. Non posso lasciare mia moglie! Mamma! Lasciatemi! Mamma! Lasciatemi! Separatevi! No. Basta, ho detto! Devono restare qui! Avanti! Restate qui! Uomini dall'altra parte, le donne la restano prego. Qui! Ho mia moglie e due figlie, mi faccia rimanere con loro. Posso darle questo? È di grande valore, è d'oro, vede? Dove sono tua moglie e le tue figlie? Eccole qui, è la mia famiglia. Uomini da quella parte, le donne restano qui! Capito? Bello il tuo orologio. Puoi stare tranquillo. Uomini dall'altra parte! Uomini da quella parte, le donne restano qui, capito? No, muovetevi! Uomini dall'altra parte! Lasci! Lasci! Edith! Edith! Lasciatemi! Edith! Anna! Anna, perdù! Mamma! Mamma! Lì, sono qui! No! Papà! No! Lasciatemi! Papà! Quanti anni hai? 16. 16. Puoi restare. Papà! 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 Portatele via. Tu. Quanti anni hai? Ho appena compiuto... 16! Ha appena compiuto 16 anni. È la verità? È la verità, certo. Ha ha ha!
Anna! Papà! Anna! Margot! Edith! Papà! Anna! Papà! Margot! Papà! Edith! Oh, mio papà! Edith! Papà! Rachele! Da questo momento dovrete fare tutto quello che vi dirò. È chiaro? Via i vestiti, spogliatevi! Spogliatevi, obbedite! Muovetevi! Obbedite all'ordine! Muovetevi! Forza! Obbedisci! Spogliatevi! Dovete togliervi subito tutti i vestiti, lo capite o no? Spogliati! Dovete togliervi tutto! Obbedite o sarà peggio per voi! Sbrigatevi! Togliete tutto! Lasciate anelli, gioielli, orologi, qualunque cosa! Togliete tutto! Lasciate tutto per terra! Quanto ci mettete? Muovetevi! Fa presto, mamma, non puoi stare! Non ci riesco! Muovetevi! Se nascondete qualcosa, sarete punite. Appena finito, andate sotto la doccia. Tutte sotto la doccia! Basta! Su, forza! Muovetevi! Non mi avete mai vista nuda. Dobbiamo, mamma! Non posso! Ora qui, voi due! Finisci di spogliarti e lavati! Devo aiutare mia madre! Dove vai? Non le serve aiuto, può spogliarti da sola. Tu. 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 Dove ci portate? A fare una doccia. Su, venite. Adesso voi aspettate qui. Quando avranno finito loro, entrate voi. Thank you.
Anna, bambini! Perché siete là? Ci hanno detto di aspettare qui finché non hanno finito quelli che sono entrati prima di noi. Dov'è il rabbino? Ha promesso che non ci lasciava. Se ve l'ha promesso, verrà, sono sicura. Anna! Perché non cantate? Dov'è il rabbino? Dov'è? Cominciate a cantare. Coraggio. Che cosa direbbe il rabbino? Direbbe... Un bel coro, bambini. Tutti insieme. Avanti, cominciate. Uno, due... Il sole se ne va, il cielo avanza già, le occhie di pulcini hanno freddo nel cortile, che brutti nuvoloni, con tanti rami e tuoni, i gatti e cagnolini senza sciarpa nel cortile. La pioggia scende giù, il vento fa i poveri uccellini senza ombrello nel cortile. Gli occhi vuoi andare anche tu insieme a loro? La nonna per magia. Vieni con noi. Cantate. Che brutti nuvoloni, con tanti lampi e tuoni, i gatti e cagnolini senza sciarpa. Allora? La pioggia scende giù, il vento fa i poveri uccellini senza ombrello nel cortile. Li porti da loro, rabbino. Non li lasci lì da soli. Venite, bambini. Tu che stai facendo ancora qui? Dove li stanno portando? Che cosa credi che sia quel fumo? Non ci arrivi da sola? Consegnano agli alleati in cambio di prigionieri tedeschi. Poi partiremo per la Palestina. Cos'è la Palestina, papà? È una terra in cui tanto tempo fa quelli come noi potevano vivere in pace, senza dover scappare e nascondersi. Potremo fare quello che vogliamo. Alt! E saremo di nuovo liberi, Gabi. Non ci sarà nessuno scambio! Tutti i prigionieri tornino nelle baracche! Lo scambio con gli americani è stato annullato! Dovete tornare tutti immediatamente! Tornate indietro! Come è possibile? Tornate indietro! Andiamo immediatamente! Che succede? Non andremo più in Palestina, restiamo qui! Presto, non saremo più liberi, papà! Scendere!
Scendere! Tornate alle vostre barche! Scendere, giù, forza! Andiamo, muovetevi! Scendete dai camion! Immediatamente! Forza, scendete! Non hai ancora capito che scrivere è assolutamente proibito! Anna, torna dentro! Stai gelando, ti verrà la febbre. Io ho bisogno di scrivere. Ma che cosa stai dicendo? Mamma, mamma, ti prego, aiutami! Qui è impossibile, lo so. Ti prego, mamma. Di la carta. Ti prego, ne ho bisogno. È una matita. Che ti succede, Anna? Posso darti il mio pane? Se è questo che vuoi. Anna, sono tua madre, Anna. Tutte fuori per il controllo! Muoversi! Tutte al centro della baracca! Mettetevi in fila per quattro! Muoversi! Di carta, le posso dare questo? Non basta, ce ne vorranno ancora 3 tirazioni di pane. Ora venite tutte fuori! Muoversi! Muovetevi, presto! Non riesco a stare senza la mia famiglia. Rivedrò mai i miei bambini. Tu! Dobbiamo continuare le nostre lezioni. Avanti, svelti! Muoversi! Muoversi! Forza! Ho studiato tutto quello che mi hai detto, sempre che tu non mi abbia ingannato. Non ho mai ingannato nessuno. È nella vostra natura ingannare. Le peggiori piaghe sono nate da voi. Stregoneria e usura durante il Medioevo, ateismo e bolscevismo al giorno d'oggi. La psicoanalisi, la teoria della relatività, il cristianesimo. Vuoi fare dell'umorismo? No, ma molti dicono che anche l'umorismo è stato inventato dagli ebrei. Siediti e fammi le domande. E sii severo. Dove sono i miei bambini? Vuoi prepararmi all'esame o no? Mi dica che cos'è Dio per lei. È colui che ha creato tutto. Mi vuole spiegare la frase «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me»? Significa che Dio è lontano da noi, è in cielo.
e che gli uomini sono soli. Perciò, ognuno deve decidere per se stesso. E che mi dice della coscienza? La coscienza è un'invenzione di voi ebrei. Che cos'è una legge? Una regola, considerata valida per tutte le persone. E dunque? Può spiegarmi perché ci sono persone buone e ci sono persone malvagie? I tedeschi sono buoni, i giudei no. Io non le ho chiesto chi, ma perché? È una domanda a cui ho già risposto. I giudei sono malvagi perché sono giudei. Non ha mai conosciuto un tedesco malvagio, signor Capoblocco? Ma questo non ha niente a che vedere. È in grado di spiegarmi adesso qual è il significato di legge morale? Che cosa significa la frase «ama il prossimo tuo come te stesso»? Lo sa? E dica, come interpreta la frase «non fare al tuo prossimo quello che non vorresti il tuo prossimo facesse a te»? Allora? Lo sa cosa significa? Che cosa fai qui? Via! Mi dispiace doverglielo dire, signor Capoblocco, ma lei non è ancora pronto per il suo esame. Immagino si stia domandando per quale motivo io l'ho colpita. Perché sia lei che io sappiamo bene che non dovevo fare quello che ho fatto. E lo sa perché? Perché ognuno di noi nel profondo della sua anima sa bene cosa è giusto e cosa è sbagliato. È come se tutti avessimo una bussola dentro, una bussola segreta, che indica a ognuno di noi la stessa direzione. È questa la legge morale di cui tanto parlano i filosofi. Ed è la ragione per cui dentro di sé non può voler fare agli altri quello che di sicuro non vorrebbe che gli altri facessero a lei. Sappiamo anche che se lo desidera, mi può uccidere. Molti di noi, proprio come ho fatto io quando l'ho colpita, non seguono la legge morale. Signor Capoblocco. Boo, venga! Agli ordini, signor comandante! La mia bambina. Quella di oggi sarà l'ultima selezione, ordine di Himmler. I russi sono molto vicini. L'ordine è di distruggere tutti gli impianti e di far sparire tutte le prove. L'ordine è esecutivo, immediatamente. Allora, Blockführer,
È soddisfatto del suo incarico? Certo, eccellenza. Ha mai avuto cedimenti o incertezze? No, eccellenza. Lei non ha idea di quante delusioni ci stia dando il nostro materiale umano. Anche quello dei corpi scelti dell'SS. Compirò il mio dovere. Me ne compiaccio. Grazie, eccellenza. È così difficile reprimere la pietà. L'ha detto anche il Reichsführer Himmler. Per uccidere donne e bambini a sangue freddo e rimanere persone integerrime, occorre molto più coraggio, molta più forza morale, molta più lucidità mentale che per attaccare le trincee nemiche. Possiamo iniziare con la procedura. Quella di oggi è l'ultima. Sì, signore. Lo so, questa volta la selezione non la passo, lo so. Devi avere fiducia in te. Ce la farai, Peter. Ma se mi tocca si accorge subito che ho la febbre alta. Zitto. Finirò anch'io nel forno crematorio come mio padre. Zitto, Peter, calmati. Signor comandante. Che vuoi? Vorrei poter sottoporre il mio caso alla sua attenzione. Ti ascolto. Non sono più in grado di lavorare. E ritengo che non sia giusto che continui a pesare sull'amministrazione del Reich. Sta bene, per noi un pezzo vale l'altro. Tutto bene su tutto quello che le ho detto? Mi hai ingannato. Lei è giovane, ha ancora tempo per trovare la sua risposta e allora forse riuscirà a superare il suo esame. Tu non mi hai detto tutto. Ne è proprio così sicuro? Guarda, ecco come finirai. Come i miei bambini, lo so. È questo che la sua coscienza le dice di fare? Ci pensi molto bene. Questa è la domanda più importante se vuole superare il suo esame, mi creda. Quante volte devo dirti che è proibito scrivere? Perché? Devi partire immediatamente. Dov'è mia madre? Cammina. Anna! Dov'è la mamma? Non lo so! Non lo so! Mio padre e mia madre sono qui per portarmi, via, ti prego! Perché? Pensi che tuo padre sia ancora vivo? Thank you.
Tu. Ce la fai a correre? Certo. Vieni con me. Questa al comandante. Corri. Anna! Mamma! Margot! Anna! Dove mi portano? Non lo so! Prima cosa, il Signore Dio cominciò col creare dal nulla prima il cielo e poi anche tutta la terra. Ma la nostra bella terra era deserta, completamente vuota e oscure tenebre coprivano le immense distese degli oceani e inoltre un impetuoso vento soffiava dovunque. Soffiava su terra e acque. E dopo che cosa ha fatto? E dopo il Signore Dio plasmò l'uomo, lo plasmò da una manciata di terra e poi soffiò forte forte nelle sue narici un turbine di alito vitale. L'uomo così ha avuto da Dio il grande dono della vita. Era Adamo, vero? Sì. 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 Ecco. Ecco il mio regalo. E questo è il mio. Se la mamma fosse stata ancora con noi, ti avrebbe preparato una torta al cioccolato con sopra la panna montata. Che cos'è una torta? È una cosa rotonda, dolce e molto buona. Cosa vuol dire dolce? È un sapore. Se fosse una cosa che si tocca, la sentiresti liscia e morbida. E dopo ne vorresti ancora. Che cos'è il cioccolato? Una cosa buonissima. Amore, chiudi gli occhi. Ed ecco una sorpresa. Eh? Ti piace, amore? Soffia e spegni la candelina. Grazie, papà. Auguri. Guardate, in questo campo non c'è nessuna ciminiera. Ho sentito che qui c'è un campo in cui scambiano prigionieri ebrei speciali con prigionieri tedeschi. Sono arrivati molti ungheresi, francesi, anche molti olandesi. Olandesi! C'è qualcuno che viene da Amsterdam tra di voi? Mi chiamo Anneli Goslar, di Amsterdam Sud. Come ti chiami? Anneli Goslar, di Amsterdam. Anneli Goslar? Sì! Sei proprio tu, Anneli! Sì! Anneli! Sono la mamma di Peter! La mamma di Peter? Mi ricordo, ci siamo conosciute a casa dei Frank prima che Anna partisse per la Svizzera! No! No! No!
Anna è qui! Anna è qui! Sì, è con me! Vado a chiamarla! Anna è qui! Anna è qui! Proprio tu! Sei davvero Anneli Goslar? Sì, Anna, sono io. Perché sei qui? I tedeschi hanno invaso anche la Svizzera. No, no! Ci eravamo nascosti nella ditta di papà, ad Amsterdam. Ci sono anche gli altri. Margot è qui. È molto malata. E tua madre e tuo padre, dove sono? Mio padre è morto. Voglio avvicinarmi. Dove sei? Ti voglio vedere, Anna. Sono qui, vicino alla sesta luce. Ti devo vedere. Ti devo vedere, Anna. Anna, che fai? Torna qui. Anneli. Sono qui! Sono qui! Attenta! Devo vederla! Io voglio vedere Anna! Ti prego, Anna! Torna qui! Torna qui! Anna! Anna, lì dove sei? Mi hanno tagliato i capelli! Non ci danno niente da mangiare. Non diventerò mai grande. Certo, diventeremo grandi insieme. Appena posso, ti porterò qualcosa da mangiare. Vedrai, fra 3 mesi saremo di nuovo a scuola. E i tuoi capelli saranno già ricresciuti. Anna! Vieni via! Ritornerò, te lo prometto! Sì, sì, Anneli, ti aspetterò! Vieni, Gabi. Papà, ho parlato con Anna! Papà! Papà! Ma dov'è? Tuo padre è morto. Adesso ritornate nella vostra baracca. Presto! Presto! Bruciate tutte le carte, presto! I russi ci bombardano! Volete vederli in faccia? Siete pronti? Seguitemi! Abbiamo finito! Seguitemi, presto! Pronti, pronti! Andiamo! Pronti, comandante. Mi segua. Fate saltare tutto! Silenzio, basta, smettetela! Fate silenzio! Smettetela, anche voi! Zitti! 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 Shh! Shh!
Faccia scomparire qualunque prova, chiaro? Tutto! Agli ordini! Ci lasciano andare via così. L'unica ragione per cui hanno distrutto il crematorio è quella di far sparire le prove. Non vogliono che cadano nelle mani dei russi. E che cosa vuoi che importi a noi? Non faranno più le selezioni. Non le faranno più. No! Lo capisci? Hanno altre prove da far sparire. Non lo capite? Quali prove? Quali prove, Otto? Quali prove? Noi. Tutti fuori, ci mettiamo in marcia! Chi non se la sente resti nella baracca! Prendi le mie scarpe. Ma come farai tu? Io rimango qui. Non ce la posso fare. Ho la febbre alta. Ma quelli che restano qui... Morirei comunque durante la marcia. Ce la puoi fare. Ti aiuterò io. No, è meglio così. Ascoltami. Se Editana e Margot sono ancora qui, io non me ne posso andare. Ma se le portano via, allora è meglio che ci sia anche tu con loro. Adesso fa presto. Sbrigati, va. Se le trovi prima di me, via Danna che manterrà la promessa. Che la sposerò. Arrivederci, papà. Buona fortuna, figlio mio. Padre. Voi che siete rimasti! Venite fuori per l'appello! Muoversi! Tutti fuori! Fate presto! Tutti fuori! Tutti quanti fuori! Anche tu! Lei sa perfettamente di aver fatto ciò che non doveva. Ma non vuole proprio dare ascolto alla sua coscienza. Per questo adesso devi ucciderci tutti. Noi siamo le ultime prove ancora vive! Pronti! Pronti! Ci sono i russi! Ci sono i russi! Via! Ritirata! Evacuare il campo! Presto! Evacuare! Vai, vai! Siamo soldati dell'Armata Rossa. Ora siete liberi. C'è rimasto ancora qualche ebreo a Cracovia? No, non c'è più un solo ebreo in Polonia. Ma allora siamo liberi di andare dove? Non lo so. Non vi vogliono a est
e neppure a ovest. La mia famiglia, le nostre famiglie ci vogliono. Edith Frank! Edith Frank! Qualcuno conosce Edith Frank? Per favore, aiutatemi, sto cercando Edith Frank! È una donna olandese con due figlie, è mia moglie! Qualcuno di voi sa dov'è Edith Frank? Anne Margot Frank! Cercala nell'archivio, se sono ancora vive. Anna, dove sei? Anna, dove sei? Sono qui, Marco. Sto morendo. Non è vero. Dimmelo. Non siamo qui. La vedi la nostra casa, Marco? Siamo in cucina. E la mamma ha appena fatto il bucato. E c'è il sole. Lo vedi anche tu, il sole? Sta tramontando. Il bel sole rosso di Amsterdam. Che scintilla. Guarda come scintilla sull'acqua. È tra le foglie degli alberi. Lo vedi? Sì.
Mip! Signor Frank! Oh. Anne e Margot. Sono tornate. Non ancora. Edith non tornerà più. Infermiera, mi scusi, sto cercando Annelie Goslar. Dovrebbe essere da quella parte. Grazie. Prego. Fosse morto. Hai visto Anna? Sì, a Bergen-Belsen, ma poi hanno evacuato il campo in cui si trovava. Allora Anna è viva. E Margot era con lei? Sì, c'era anche Margot. E tuo padre? Comunicazione per il signor Frank. Sì, prego. Signor Frank? Sì? Ho questa per lei. Grazie. Dovere. Il diario di Anna. Nessuno lo ha letto. Nemmeno io. Tenevo da parte questi fogli per darli ad Anna quando tornava, ma ora... Qui dentro c'è sua figlia. Qui c'è Anna Frank. Mip. L'hai salvata, Mip. Qui Anna è ancora viva.
Grazie, Mip. Qui rimarrà per sempre la mia Anna di 15 anni. Questi sono i vostri passaporti. Grazie. Troverete vostro zio in Svizzera. Vi porterà in Palestina. Ma noi ci rivedremo. Certo che ci rivedremo, te lo prometto. Sarò come un padre per voi, se lo vorrete. Certo. Questo è un regalo da parte di Anna. Apritelo quando sarete in aereo. Sì. Forza, salite a bordo. Perché Anna è morta e io no, signor Frank? Perché? È la domanda che mi faccio anch'io ogni giorno. Perché Anna e non io? Perché Margot, Edith e non io? Io non lo so il perché, ma so che passerò il resto della mia vita cercando di capirlo. Lo promette? Sì, te lo prometto. Grazie. Papà. Grazie. 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 Che cos'è? Cioccolato. Sarebbe questo il dolce? Proprio così. Quella signora chi è? Nostra madre. Lei ora è... è con nostro padre. Posso vedere? Hai mantenuto la promessa, Anna. Sei diventata scrittrice. Anna le ha realizzato il suo sogno. Vive in Israele e ha una decina di nipoti. E se come lei, anche voi, negli anni a venire, racconterete ai vostri figli e loro ai loro figli e quei figli ai figli dei loro figli tutto ciò che avete ascoltato, io avrò mantenuto la mia promessa. E la tua domanda a Dio onnipotente, Elizabeth, riceverà una risposta. Nessuno alzerà più la mano contro il suo prossimo, perché siamo noi a dover rispettare la legge. Dio ce l'ha soltanto data. Questa è la libertà. Sai cos'è la libertà, Elizabeth? È addormentarsi sapendo di non aver fatto del male a nessuno, perché libertà e bontà sono la stessa cosa. E non è facile riuscire ad essere buoni tutti i giorni. Questa è l'unica risposta che posso darti. Avrei voluto poter dare la stessa risposta ad Anna. Grazie, signor Frank.